Si può finire in carcere per amore? Sì, succede anche in natura. E una pianta ci spiega come. Andiamo a conoscere l'Arum Maculatum. Arum Maculatum. È una pianta che ho in giardino da alcuni anni, si è moltiplicata a dismisura colonizzando tutta questa parte del giardino ed è una pianta che io amo particolarmente, mi piace tantissimo, perché ha dei colori molto tenui, che sono il verde delle foglie e il giallo acido quasi bianco dei fiori e delle infiorescenze. Allora, parliamo di alcune nozioni di coltivazione di questa pianta, prima di andare nel dettaglio della fioritura per spiegarvi che cosa succede e perché nella prefazione del video ho parlato di amore e prigione. Allora, come note di coltivazione di questa pianta possiamo dire che io ce l'ho in giardino da un po' di anni, la coltivo in questo terreno argilloso, in una zona di ombra, perché è una pianta di sottobosco, quindi vuole stare al fresco. Non ha bisogno di frequenti irrigazioni, basta che il terreno sia leggermente umido e, come dicevo prima, soprattutto fresco. Per quanto riguarda l'illuminazione, se il sole riesce a raggiungerla 1-2 ore al giorno va bene. Se è sempre sotto insolazione, questa pianta non cresce, fatica a fiorire e col tempo muore. Quindi teniamola in un posto del giardino che sia all'ombra e che il sole riesca a raggiungerla ogni tanto con qualche piccolo raggio, un po' quello che succede nel sottobosco, quando attraverso i rami degli alberi alcuni raggi di sole riescono a raggiungere il terreno per un periodo e poi spariscono. È una pianta molto bella, affascinante e anche abbastanza invasiva. Se trova il suo terreno giusto e la collocazione giusta, in poco tempo avremo una colonizzazione del terreno più o meno in questo modo. Qui era stato piantato uno o due bulbi di questa pianta, che tra l'altro sono molto economici anche su internet. Questo fa sì che la pianta non venga prelevata in natura. Se la trovate in natura, lasciatela lì, gli fate delle foto e poi, se volete appunto la pianta in casa o nel giardino, o nel balcone o in giardino, piuttosto prendete da internet i suoi bulbi, perché è molto facile trovarla e così si evita il prelievo in natura di una pianta che è abbastanza localizzata e rara. Quindi la coltivazione anche come temperatura non presenta nessun problema, perché è una pianta che vive spontanea in Italia, quindi è abituata al clima italiano. Le uniche cose che dobbiamo garantirgli è l'ombra con una luminosa e una leggera umidità del terriccio. Io non l'ho mai concimata questa pianta e si è riprodotta in questo modo, sta benissimo. Adesso la possiamo vedere già nella sua decadenza. I fiori si stanno afflosciando, durano più o meno 2 giorni, si stanno afflosciando, presto si seccherà tutta la parte della spata e rimarrà la sua infiorescenza centrale con, vi faccio vedere da qui, rimarrà questa parte qui del fiore con i frutti, con all'interno i semi. Fine giugno, luglio, il caldo farà sì che anche questa infiorescenza qui, questa fruttificazione si secchi, rilasciando i semi, sparirà tutto e a novembre tornerà di nuovo la pianta a vegetare. Parlavo nella prefazione del perché questa pianta mette in carcere, parlavo di amore e prigionia. Allora, vediamo come funzionano i fiori di questa pianta, quale scopo hanno. Hanno lo scopo di intrappolare gli insetti per far sì che la pianta venga impollinata, ma poi vengono rilasciati il giorno dopo. Quindi è una prigionia che dura un giorno. Allora, vediamo come funziona l'infiorescenza dell'Arum Maculatum. Questo è un funzionamento per l'impollinazione comune agli arum,
nelle diverse specie, ovvero quello di attirare gli insetti facendogli credere di trovarsi davanti ad un cadavere caldo. Dico caldo perché, indipendentemente dalla temperatura esterna, l'interno del fiore può raggiungere una sua temperatura, circa 14 gradi. Quindi in una giornata fredda, mettiamo, arriva una mosca che sta volando, sente calore e un odore cattivo, immagina che ci sia un animale morto dove andare a fare le uova, dove potersi anche nutrire. Quindi cosa fa? Entra nel fiore, si posa sulla spada, sul finto fiore, perché l'infiorescenza è questa, si posa, entra dentro, perché qui è chiuso, immaginate che questo appunto è il fiore chiuso, entra all'interno, trova questa corona di peli rivolti in giù, lo supera, e arriva ai fiori maschili e femminili. Muovendosi all'interno impollina i fiori femminili, perché viene, l'insetto viene ricoperto di polline, quindi creerà appunto il processo di impollinazione della pianta. La pianta non contenta lo imprigiona fino a quando il fiore non si affloscia, quindi per un giorno intero l'insetto si troverà all'interno continuando a sporcare di polline i fiori femminili, prendendo il polline dei fiori maschili, eccetera. Non può scappar via perché questa corona di peli rivolti all'interno fanno sì che l'insetto trovi una barriera. Il giorno dopo il fiore si affloscia, la barriera di peli si secca e quindi l'insetto è libero di poter uscire. L'insetto non è più prigioniero, può andare via e il fiore è stato impollinato, così la pianta è contenta, può moltiplicarsi. È una trappola naturale per gli insetti praticamente e non crudele, perché comunque intrappola, illudendo l'insetto che ci sia del nutrimento, ma poi lo libera il giorno dopo. Quindi una pianta carcere alla fine è molto buona, non è così cattiva. Questo è un funzionamento anche per altri arum. Poi più avanti vedremo nei video altri due tipi di aracee che hanno un fiore simile, un sauromatum e un dracunculus. Uno dei due è veramente spettacolare, non vedo l'ora che fiorisce, così ve lo faccio vedere. L'altro invece è veramente strano perché ha una spada puntinata che sembra leopardata e in più anche quello ha questo odore, differentemente dall'arum maculatum, molto forte, molto deciso. Bene, abbiamo visto un po' le nozioni per poter coltivare questa pianta. Io vi consiglio di coltivarla perché è una pianta molto, molto bella, anche perché nei giardini è bello inserire anche le piante che vivono comunque nel territorio italiano, endemiche, perché io parlo soprattutto per me, io cerco sempre un po' esotismi nel giardino e nella coltivazione magari di piante un po' particolari, un po' strane, e le piante esotiche sono stranissime, sono anche bellissime, molto appariscenti, però anche in Italia, in Europa o comunque nei paesi temperati abbiamo delle piante che sono un po' meno appariscenti ma che hanno delle caratteristiche molto, molto simpatiche e anche molto curiose. Quindi vi invito a cercare i bulbi di Arum maculatum su internet, non in natura, lasciamo le piante al loro ambiente e provate a coltivare questa pianta in giardino perché vi regalerà queste infiorescenze molto, molto belle che ricordano un po' quelle della calla e in più è una pianta che non dà assolutamente lavoro in giardino. La piantate, la curate il primo periodo, poi ve ne dimenticate e farà tutto lei. Se nella condizione giusta, nella zona ombrosa giusta del giardino, vedrete moltiplicarsi questa pianta creando un tappeto di bellissime foglie verdi e di fiori molto strani con questa caratteristica di imprigionare gli insetti, anche come dicevamo prima, anche se non in maniera crudele. Bene, per oggi è tutto. Al prossimo appuntamento in giardino parleremo di un'altra pianta, non so ancora bene quale, vediamo che cosa, quale pianta fiorisce la prossima volta per potervela far vedere. Spero che sia un altro arum e potrebbe essere un altro arum. E vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, a commentare se volete avere ancora delle nozioni in più di coltivazione di questa pianta.
e vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao!